che è una famosa lettera di Grieco, un dirigente del PCD del 1928, in cui Gramsci, che è in carcere, riceve questa lettera e si rende conto che Grieco parla dalla prima all'ultima parola di questa lettera fuori misura. Gramsci legge questa lettera e ne ha una pessima impressione. Ne ha una pessima impressione perché uno che sta in prigione pensa che si possa attivare una trattativa per liberarla e vede uno che gli scrive una lettera che un giudice, un uomo delle istituzioni, dopo un po' nel dargli questa lettera gli dice: ma caro Gramsci, lei ha degli amici che non le vogliono bene, che insomma vogliono causarle dei guai. Che siccome Gramsci poco prima di entrare in carcere aveva scritto una lettera in sovietica a Stalin, diciamo così, in cui in modo molto franco e senza assumere un punto di vista trotskista del dibattito, ma un punto di vista terzo, gli dimostrava che quello che lui stava facendo era un totale fallimento. Gramsci si faceva delle illusioni se pensava che Stalin avviasse una trattativa per liberarlo. Perché in realtà, se noi andiamo dietro al discorso della lettera di Grieco, ci troviamo nelle secche. Intanto Grieco aveva un peccato originale, perché era stato con Bordiga. Stare con Bordiga voleva dire avere l'accusa di trotskismo. Inoltre Gramsci non dice che è stato Grieco a scrivere la lettera, dice chi ha ispirato Grieco, che è una cosa ben diversa. Ma appunto bisogna uscire dal caso Grieco e vedere il complesso. Allora Gramsci si presenta come un deputato modesto del Partito Comunista. Che cosa succede? Che Togliatti scrive un articolo, Gramsci, capo della classe operaia, patatrac. Ma questo patatrac non è l'unico, perché quando poi, grazie all'aiuto del parente di Sraffa, si riesce a rivedere, si sembra che si possa rivedere il processo Gramsci, e si presenta il documento del medico che attesta la gravità della stato di salute di Gramsci, bene, il testo del medico viene pubblicato a Parigi. Di nuovo patatrac. Sraffa dice: ecco, abbiamo finito, noi eravamo arrivati al punto di chiedere l'indulto, di poter permettere la libertà di Gramsci, ormai tutto questo non è più possibile. E Germanetto, al congresso degli antifascisti di Parigi, di nuovo dice: Gramsci, capo della classe operaia, che è un ribadire da capo le catene. Ma c'è di più, e credo che questo piccolo libriccino di Lopiparo ci aiuti ad aprire gli occhi. C'è una lettera di Gramsci a Tania del febbraio del 33, la lettera esopica, come viene definita, in cui Gramsci dice: attenzione, io parlerò di Giulia Julca, ma parlerò di Giulia come mia moglie, Julca come Partito Comunista. Quindi, attento, nel 1932 Gramsci dice: non abbiamo registrato il matrimonio in Italia, a Giulia, tu sei libera. Poi anche rifarci nella tua vita, ormai non ci siamo, non possiamo più considerarci marito e moglie. Ma nelle lettere, quando invece risulta Julca, Gramsci dice abbastanza, non tanto velatamente, abbastanza chiaramente, che lui ha rotto i ponti con il Partito Comunista. Inoltre Gramsci dice: io non voglio andare a Mosta, io voglio ritirarmi a Ghirlanza, in Sardegna. Trovatemi una piccola stanza, io posso vivere in Sardegna e con i miei studi. Un flashback. Dove è stato imprigionato Gramsci? Non in un carcere normale,
ma in un carcere speciale di persone con effetti di salute, problemi di salute, eccetera, eccetera. Come vive Gramsci in carcere? Beh, vive in una stanza singola, ha tutte le possibilità di avere libri e abbonarsi, e c'è un episodio molto interessante, una lettera di Gramsci a Tania che dice: ho chiesto l'abbonamento a Critica Fascista, me ne sono arrivate due copie. Ho il sospetto che Mussolini, avendo saputo che io volevo abbonarmi a Critica Fascista, mi abbia mandato, dice il capo del governo, dice lui, mi abbia mandato una sua copia. E questo anche è un altro fatto importante. Dunque Gramsci ha la possibilità di scrivere, ed ecco quindi l'odio degli altri compagni in galera contro di lui e l'aggressione di cui parla poi anche Taddei, ma cioè i quaderni sono tutti timbrati dal carcere. Come era possibile salvare con lo stratagemma di buttare nel baule i quaderni, quando invece si sapeva benissimo che sono tanto gli ultimi che non sono timbrati, gli altri hanno tutti quanti il timbro del carcere? Allora, si sapeva che Gramsci stava scrivendo, si sapeva che c'erano questi quaderni. Gramsci, dunque, Mussolini dice: va bene, dica dove vuole essere ricoverato. Prima nella clinica del dottor Cusumano a Formia, poi a Roma, alla Cusisana. Ma la clinica Cusisana era la più esclusiva dei Parioli e costava parecchio. C'è una lettera precisa di Tania che fa il conto delle spese e di quello che costa la clinica. Anche con un 200 lire del Soccorso Rosso, pensando poi alle spese analisi mediche, eccetera, eccetera, e poi l'ospitalità anche di Tania in ospedale accanto a lui, non bastavano. Chi ha pagato quello che avanzava della retta? Ulteriori elementi di riflessione su questa vicenda di Gramsci, che già per grandi linee era conosciuta e che è confermata anche da altre pubblicazioni di detenuti comunisti che stavano con Gramsci e che hanno raccontato e pubblicato che perfino nell'ora d'aria c'erano dei compagni comunisti che gettavano pietre o insultavano indirettamente Gramsci, eccetera. Allora questo significa che c'era un clima, diciamo, ricordava bene Canfora, c'era un clima, diciamo, abbastanza drammatico proveniente dall'interno del Partito Comunista clandestino e quindi chiaramente orientato dalla politica e dall'ideologia dell'Unione Sovietica. Un clima negativo nei confronti di Gramsci, quindi la lettera di Greco diventa un elemento, come dire, istituzionale di un dissenso totale che era cresciuto intorno alla figura di Gramsci, del Gramsci anche carcerato. Mentre c'era una condizione, mi pare, esterna, che avrebbe potuto favorire la liberazione di Gramsci grazie a un accordo, diciamo, fra stati, fra lo Stato italiano e lo Stato dell'Unione Sovietica, perché, lo ricordava prima Vacca, c'era stato nel 24 questo riconoscimento dell'Unione Sovietica da parte del regime fascista, e poi c'era stato un episodio nel 28 molto importante, cioè il salvataggio della spedizione Nobile fatta grazie all'intervento delle autorità sovietiche e grazie al valore del rompighiaccio di Krasin, che liberò e salvò la vita ai caduti sul PAC. E d'altra parte l'individuazione stessa, la prima individuazione che si ebbe, la prima notizia che si ebbe dell'esistenza in vita della spedizione Nobile venne dall'Unione Sovietica, da un radioamatore di Arcangelo. Quindi c'era anche da parte, diciamo, dell'opinione pubblica italiana una certa simpatia verso l'Unione Sovietica in questa fase del 28, che avrebbe potuto anche agevolare
diciamo, anche un'eventuale concessione di grazia da parte del fascismo, se ci fosse stato però un intervento in questo senso da parte delle autorità sovietiche. Questo a me non risulta storicamente che ci sia stato un interesse di questo genere.